Oggi volevo ringraziare il presidente delle Marinai d'Italia, il dottor Loretano, e il commentatore Barbera dei Cavalieri di Malta, che hanno voluto fortemente organizzare questa bellissima unione, unione di solidarietà, di speranza e di aiutare il prossimo. Quindi io rinnovo i ringraziamenti e con queste due associazioni Marinai d'Italia e Cavalieri di Malta nei prossimi giorni organizzeremo delle attività rivolte alle persone che hanno bisogno. Oggi il presidente Nicola Loretano di averci invitato e di aver fatto questo gemellaggio. Come dicevo prima, mentre i marinai si dedicano a salvaguardare la nazione, noi Cavalieri di Malta ci dedichiamo al sociale, quindi aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, diffondendo i principi cavallereschi. Ringrazio il presidente Vito Cancitano per averci fatto oggi questa bellissima unione. Oggi sono felice e onorato di avere ospiti l'Ordine dei Cavalieri di Malta con il priore Santi Barbera e il presidente del Consiglio Comunale Vito Cancitano che ha promosso questo incontro, perché i nostri principi, i nostri scopi sono simili. Loro hanno come priorità aiutare il prossimo, gli ammalati e i poveri. Anche noi come Associazione Umanitaria d'Italia pensiamo molto agli anziani, alle persone e a chi ha bisogno d'aiuto. E sono felice perché questa unione di oggi ci permette così di essere tutti nella stessa barca, avere la stessa unità di intenti per fare sempre e comunque il bene del prossimo e di chi ne ha bisogno. Grazie ancora.